Insomma, sono entrata in Parlamento in punta di piedi, seppure in carbonio, ma in punta di piedi cercando di prestare la mia voce a chi non ce l'ha e portando avanti battaglie di cui mi occupo da tempo, come il rispetto per la vita, per le donne, per anche i più giovani. Sul tema violenza sulle donne, insieme alla Giosquillo, da tanti anni siamo operative sul territorio nazionale col progetto Wall of Dolls, il muro delle bambole, è diventato anche un docufilm e da poco inaugurato anche ai Musei Civici di Venezia. Qui ho presentato alla Camera una proposta di legge che sto portando avanti per l'aggiornamento del nomenclatore in modo tale che possano essere inseriti ausili, dispositivi di tecnologia avanzata funzionali all'attività sportiva amatoriale, perché lo sport sia finalmente riconosciuto come un diritto e non più come un lusso. E invece pochi giorni fa ho depositato una nuova proposta di legge sulla quale lavoro veramente da tanti mesi, che sarà una svolta per tanti atleti paralimpici, perché chiedo di equiparare il trattamento economico e quindi dare la possibilità anche del reclutamento successivo all'attività agonistica degli atleti paralimpici in forza ai gruppi sportivi, militari e di polizia. Attualmente non è così e quindi questa proposta di legge vuole combattere questa disuguaglianza, per cui speriamo bene. I dettagli di questa proposta di legge saranno comunque illustrati mercoledì 17 alle 13 presso la sala stampa qui a Montecitorio, insieme al prestigioso intervento del Presidente del CONI Malagò e del Presidente del CIP Luca Pancalli. Vi aspetto.